E allora parliamo di Forza Italia perché i giornali danno notizia di questo scambio di telefonate fra Silvio Berlusconi e Angelino Alfano dopo la sentenza di assoluzione in secondo grado nel processo Ruby. Alfano ha chiamato ad Arcore per congratularsi con il Cavaliere e chiaramente gli è stato risposto con la proposta di un incontro. Vedremo se si realizzerà appunto. Intanto si torna a parlare dell'ipotesi di una riunione del centro-destra. Ne parliamo con l'onorevole Ignazio Abrignani, deputato di Forza Italia. Buonasera. Buonasera a lei e ai suoi radioascoltatori. Allora, onorevole, dopo la soluzione di Berlusconi, l'ipotesi di dare vita ad un nuovo centro-destra si fa più concreta. Come portare però ad arrivare a questo percorso? È un percorso che direi è obbligatorio, è un percorso che non può che riunire persone che la pensano allo stesso modo su tanti temi e che si sono scissi per motivi diversi. Ma dispiace sentire che è grazie alla soluzione che il percorso viene accelerato, perché il percorso politico secondo me dovrebbe e doveva andare avanti comunque, così come il nostro progetto sulle riforme sarebbe andato avanti comunque, anche quello che è semplicemente la riunione di persone che sotto lo stesso modo di pensare su temi importanti come il fisco, come le imprese, come l'energia e così come anche diciamo per alcuni aspetti a temi importanti sociali è giusto che si rincontrino. Adesso questa assoluzione così ha rasserenato gli umori, se vogliamo, soprattutto per quanto riguarda il presidente Berlusconi, per cui forse da un punto di vista umorale c'è un terreno più semplice. Senta, onorevole, si parlava in queste settimane chiaramente anche aspettandosi una conferma della condanna, si parlava addirittura magari di una riduzione della pena, ma insomma ci si aspettava in realtà che la condanna venisse in qualche modo confermata. Chiaramente nella Forza Italia era in corso in maniera sempre più forte un dibattito sul futuro del partito, sull'idea di dare una struttura al partito e perché no anche di individuare un leader per le prossime elezioni politiche quando ci saranno. Ora chiaramente Berlusconi vuole tornare in campo, pensa anche ad un modo per scavalcare la Severino che impone ai condannati in via definitiva, vieta la possibilità di candidarsi, però Berlusconi scende di nuovo in campo. Ecco, come dire, questo dato di oggi rimette in discussione un po' il discorso sul futuro del partito. Come dire, Berlusconi torna in campo, si parlava di nuove figure e bisogna archiviare questa pratica, però. No, guardi, non penso che sia questo l'argomento del domani. Oggi Berlusconi è ancora più forte come leader, perché ricordiamo che questa sentenza aveva mortificato lui, aveva mortificato il nostro partito, ma anche un po' quello che era stato l'uomo che negli ultimi 20 anni, per il bene o nel male, aveva rappresentato la politica in Italia. Per cui questa sentenza rende giustizia a questo, anche se non risarcisce nessuno, nemmeno l'Italia, dell'immagine. Dopodiché rispetto al nostro partito ci sono una serie di posizioni diverse sulle riforme, sul rapporto con Renzi, ma insomma ci auguriamo che queste rimangano nella dialettica. Per quanto riguarda il futuro, come lei ben sa, purtroppo neanche la grazia riesce ad eliminare quelli che sono gli effetti da Severino, ma in ogni caso lo stesso Berlusconi, parlando più volte con noi, aveva indicato che nel caso si dovesse andare a votare fra 3 anni, lui stesso, avendo superato gli 80 anni, probabilmente non si candiderebbe. Insomma, beh, sembra aver cambiato idea però, No, guardi, io penso che lui sia i giornali oggi dicono di sì. Sia oggi in grado di determinare con ancora più forza quello che sarà la strada, il percorso e il leader o il premier, anzi mi scusi l'apsus, il premier che potrà guidare un'eventuale coalizione di centrodestra, un premier che forse ancora non è stato trovato. Forza Italia proporrà il proprio, poi bisognerà metterlo ai voti con le altre forze. Esatto, come adesso cominceremo nelle varie regioni con le primarie in Calabria e per le altre regionali. Però per quanto riguarda la leadership di questo centrodestra, io penso che almeno per quanto ci riguarda nessuno l'ha messa in discussione. Oggi questa leadership torna, diciamo, ancora più forte, anche se ripeto il discorso della premiership è molto diverso e sul quale Berlusconi insomma sicuramente sta lavorando, sperando tutti di avere davanti un po' di tempo, anche se il tempo il paese non ne può più aspettare troppo vista la situazione economica. Però forse anche Berlusconi ha interesse che almeno un anno e mezzo questo governo vada avanti o no?
Ma guardi, cioè, il partito va ricostruito, insomma, c'è tutto un percorso lungo da fare. Qui bisogna innanzitutto portare a casa le riforme che segnano la possibilità anche un domani di avere un diciamo un paese più moderno. Noi riteniamo che la madre di tutte le riforme dovrebbe essere il presidenzialismo, perché riteniamo che i nostri cittadini hanno imparato ad apprezzare qualcuno che decide e che può decidere. A questo punto, diciamo, questa è la nostra prospettiva con cui andremo avanti nei prossimi anni. Avuta oggi però a breve la riforma del Senato in prima lettura e soprattutto l'approvazione della legge elettorale. Quindi secondo lei bisogna andare avanti sul Senato? I suoi colleghi come Minzolin, per esempio, Minzolini, continuano a voler fare opposizione, ostruzionismo, e come dire, lì c'è anche una discordanza forte rispetto alla linea che tra l'altro oggi è stata ribadita da Berlusconi. Ma insomma, ci mancherebbe altro che poi nell'ambito del partito qualcuno non possa pensarla diversamente, però insomma sono concetti molto diversi e se lei, come sa ben sa, in un partito si discute, si dibatte magari anche aspramente, ma poi dopo c'è una maggioranza che prende una linea e noi ci auguriamo che insomma, come dire, gli amici che oggi hanno una linea diversa sia atterranno a quello che poi la maggioranza del partito deciderà. Quindi Forza Italia non chiederà il voto segreto, non sarà tra le forze che chiederanno il voto segreto? Ma ritengo proprio di no. Ritengo proprio che non avrebbe senso, anche perché noi sulle riforme abbiamo una linea ben precisa e riteniamo che tutti debbano seguire. E chi evidentemente non la vuol seguire lo faccia a viso aperto. Senta, la riforma della giustizia piace a Forza Italia? No, la riforma della giustizia, guardi, proprio questa sentenza sta a testimoniare quanto sia importante la riforma della giustizia, perché comunque un paese che deve sperare in un miracolo, perché poi alla fine l'abbiamo chiamato tutti così per ribaltare, si è realizzato si è realizzato per fortuna, vuol dire che proprio la prima riforma che va fatta è quella della giustizia. In che direzione? Ma nella direzione di una separazione delle carriere, perché vede, qui ormai siamo arrivati al punto che quando un pubblico ministero fa una richiesta la gente si aspetta che poi sia quella la sentenza, mentre invece noi dobbiamo tornare al concetto che il pubblico ministero è una parte, così come l'avvocato è un'altra parte, e il giudice è veramente terzo. E perché oggi non è così? È sereno. Beh, guardi, diciamo che ci sono molte sentenze che lasciano, beh, proprio perché c'è una carriera unita, perché c'è un concorso unito, perché si passa da una parte all'altra delle carriere. Oggi, insomma, questa terzietà, questa divisione non mi sembra che ci sia e ha influito sicuramente negativamente su quelle che sono molte decisioni. Onorevole, un'ultima domanda. La Lega Nord propone Flavio Tosi come leader candidato premier per il centrodestra. Le piace Tosi? Guardi, Tosi è un ottimo presidente di regione e sono sicuro che i veneti lo apprezzeranno anche per la prossima legislatura. Insomma, non è escluso, via. Leggiamo una valutazione positiva in questa sua risposta. Grazie all'onorevole Ignazio Abrignani, deputato di Forza Italia. Arrivederci, buonasera. Abbiamo detto bene, giusto, vero? Sì, ecco, sì, esatto. Mi raccomando. Grazie, arrivederci.